ASL Roma 4 al lavoro per arginare le aggressioni che continuano a verificarsi al pronto soccorso del San Paolo e su tutto il territorio dell'azienda sanitaria. L'ultima la settimana scorsa, che ha visto coinvolto un paziente con problemi psichiatrici, ma che comunque ha portato con sé 5 giorni di prognosi ad un infermiere. La dirigenza studia l'avvicinamento del posto di polizia al punto di primo accesso, una vigilanza H24 e totem informativi per gli accompagnatori e servizio. Una serie di azioni da mettere in campo per prevenire le aggressioni al personale sanitario avvenute soprattutto al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Sono quelle che in parte sono state già messe in campo e in parte saranno attivate tra poco dalla ASL Roma 4. L'occasione è l'ultimo episodio avvenuto la settimana scorsa, anche se in modo che può essere considerato meno grave rispetto ai 15 precedenti su tutto il territorio coperto dall'azienda sanitaria locale, essendo coinvolto anche un paziente con problemi psicologici, ma che comunque ha portato a 5 giorni di prognosi per l'infermiere coinvolto nella rissa. Come detto, la dirigenza della ASL Roma 4 ha attivato tutta una serie di iniziative che hanno come obiettivo quello di ridurre il numero delle aggressioni. Tra quelle già attive c'è un servizio di vigilanza H24 che è stato dedicato ai pronto soccorso di Civitavecchia e Bracciano, mentre tra quelle che saranno messe in campo e sulle quali si sta lavorando ci sono l'avvicinamento del posto di polizia, già presente al San Paolo, al punto di primo accesso dell'ospedale, in modo che possa essere un deterrente, e dei metodi per comunicare virtualmente con i parenti dei pazienti che sono in sala d'attesa, dove saranno piazzati dei totem informativi. È proprio nella sala d'attesa, infatti, che si sono verificate le aggressioni, sia verbali che fisiche, a medici e infermieri, a causa delle attese, ma anche della mancata comunicazione una volta che la persona accompagnata ha fatto il suo ingresso. Il pronto soccorso, ha spiegato la direttrice generale della ASL Roma 4 Cristina Matranga, è la porta principale di ogni ospedale, è il luogo di tutti e dove si incontrano soggetti diversi accomunati da fragilità, e questo è già un motivo di criticità. Mettere in campo soltanto azioni di tipo repressivo, come inasprire le pene per chi aggredisce, non serve ad ottenere risultati duraturi. Ci sono atti aggressivi che non possiamo prevenire, come quelli che si manifestano in presenza di pazienti tossicodipendenti o affetti da patologie psichiatriche. Su queste che l'impegno della ASL si sta concretizzando con l'avvio di progetti che interverranno sugli aspetti logistico-strutturali e organizzativi, conclude Matranga, senza però trascurare la sfera emotiva sia degli operatori sanitari che degli utenti. Successo per Civitavecchia in Rosa, iniziativa organizzata anche quest'anno dall'Andos con la collaborazione dell'ASL Roma 4, con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere la prevenzione del tumore al seno. In tanti, compresa una forte rappresentanza di donne operate, hanno preso parte all'ormai classica camminata che ha attraversato Viale Garibaldi con maglie e coroncine di fiori rosa. Presente anche lo stand dell'Andos, dove si ribadiva l'importanza di sottoporsi a screening e dove si spiegava il percorso che eventualmente è possibile seguire all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Tra i rappresentanti del comune di Civitavecchia ha parlato l'assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli, presenti tra gli altri anche la presidente della Fondazione Caricev, Gabriella Sarracco, la protezione civile, i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione ed esponenti del mondo delle associazioni. La camminata è stata preceduta da un momento musicale con Tiziano Leonardi e Marco Manovelli, spazio anche alla banda Puccini che ha eseguito l'inno di Mamelli cantato dallo stesso Manovelli. Presenti anche il camper mammografico dell'ASL Roma 4 che ha eseguito circa 40 esami di screening. È stato siglato stamattina dal sindaco Pietro Tidei il contratto di compravendita del complesso di via Cicerone 25, attuale sede del comune di Santa Marinella. La firma sull'atto notarile è arrivata nella sala consigliare Silvio Caratelli per sancire il passaggio di proprietà dalla congregazione delle suore benedettine. Si tratta di un ambizioso obiettivo, ha spiegato Tidei, finalmente portato a termine con grande determinazione partendo da un comune in fallimento. L'intervista. Sindaco Tidei, un momento storico, lei ha definito, ma anche emozionante per la città di Santa Marinella. Vediamo alle nostre spalle l'atto di compravendita del comune, un atto, se vogliamo, impensabile all'inizio della sua amministrazione, vista la situazione. Beh, visto che eravamo falliti, in genere i falliti vendono, cioè o più che loro vende il tribunale, perché gli metti bene all'asta. E qui noi falliti come eravamo, perché abbiamo ereditato un comune fallito, invece di vendere compriamo. Abbiamo fatto una farmacia nuova in più e non abbiamo venduto quella che abbiamo, come ce ne fanno i comuni falliti, quindi l'abbiamo fatta una. Stiamo comprando un grande terreno dall'Enel in località Quartaccia,
abbiamo comperato questo grande compendio immobiliare che l'abbiamo pagato oltre 3 milioni di euro, ma è una cosa grossissima, perché dopo 73 anni il comune finalmente ha un comune, non ce l'ha mai avuto, ha avuto sempre pezzi qua, pezzi là, in affitto, in comodato d'uso. Oggi finalmente possiamo dire che abbiamo un grande comune dove trasferiremo tutti gli uffici comunali, un bellissimo comune, ogni stanza un bagno e ogni dipendente una stanza in genere. Quindi possiamo dire che veramente è un servizio di qualità che diamo non solo ai dipendenti, ma diamo alla cittadinanza. Anche un salone accogliente, un'aula consigliare accogliente, un parco, un giardino, parcheggio. Insomma, posso dire che finalmente abbiamo un comune dignitoso che merita appunto la città di Santa Marinella. Ha annunciato anche la novità che riguarda il teatro? Sì, finalmente avremo anche qui un teatro, perché io da domani mattina sono in grado, visto che da oggi siamo proprietari, sono in grado da domani mattina di chiedere un mutuo, se la, ovviamente il Ministero degli Interni ce l'accoglie, cioè la commissione dell'amministro degli Interni ce l'accoglie. Noi parliamo un mutuo di 700.000 euro per finire un teatro che c'è qui sotto, cioè qui sotto ci si può ricavare un grande teatro, grande perché già le strutture portanti ci sono, così come Santa Maria avrà finalmente non solo una grande sede comunale, ma avrà finalmente anche un cinema teatro che ovviamente a Santa Maria oggi non c'è. L'autorità portuale prosegue il suo percorso di investimento sulla specializzazione delle giovani generazioni. È stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente l'avviso per l'erogazione di un contributo economico alle imprese portuali che intendano assumere giovani disoccupati. Nell'ambito dei finanziamenti di competenza, si legge nell'avviso, l'autority dispone di 60.000 euro da erogare alle aziende che fanno parte della comunità logistica portuale di Civitavecchia o che hanno attività connesse con il porto. Il bando prevede che l'assegnazione avverrà nel limite di una per azienda, a prescindere dalle unità di personale assunte. Pertanto il contributo per ciascuna azienda sarà di 6.000 euro e verrà erogato a titolo di finanziamento a fondo perduto, vincolato alla procedura di assunzione di personale avente le caratteristiche indicate nel bando stesso. Il bando è legato al progetto IEF-MED, cofinanziato dallo strumento delle politiche di vicinato dell'UE e guidato dalle scuole europee, di cui l'autorità portuale è l'unico partner italiano presente. Si chiama Vivere il Mare e si svolgerà da giovedì a domenica tra Piazza della Vita e il Porto Storico. Si tratta di una fiera marinara con stand espositivi e gastronomici ed esposizione di mostre di pittura e arti marinare. Sabato e domenica inoltre si svolgerà, sempre nell'ambito della manifestazione, il Grand Prix Civitavecchia Aquabike con in palio il trofeo Regione Lazio di motonautica. Le interviste. Dimitri Vitali, si chiama Vivere il Mare, sarà una bella 3 giorni per Civitavecchia, di mare ovviamente come dice il titolo, e ci spiega un po' nello specifico di che cosa parliamo. Allora, questo è un evento commerciale legato alla nautica, alla pesca e a tutta una serie di altre attività legate chiaramente al mare. Abbiamo fatto questo evento in mezzo a mille difficoltà perché entriamo in un mondo veramente particolare. Abbiamo grandi obiettivi. Quest'anno, diciamo, è la prima edizione che darà, chiaramente io calendarizzerò con gli uffici, insomma, l'evento che poi diventerà annuale da qui a sempre, per far crescere questo evento e poi magari trasformarlo in una vera e propria fiera della nautica, che chiaramente si muove sotto altri criteri e altri meccanismi. L'obiettivo è quello di dire la nostra, perché Civitavecchia è una città molto importante, ha il porto, uno dei porti più importanti d'Italia, primo per croceristi, 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 8 sono previsti per il prossimo anno, quindi è una città che merita un palcoscenico come questo. Questo evento, che vedrà tra l'altro la finale nazionale delle moto d'acqua, sarà una cosa meravigliosa, ci saranno gare di pesca alla traina, gare di pesca alla banchina 13, insomma esposizione di barche, di natanti e anche esposizione di cimeli legati alla tradizione della città, che è una tradizione marinara. Una location meravigliosa che non è seconda a nessuno, che abbraccia la marina, Piazzale della Vita, e abbraccia il porto storico fino alla Rocca, dove tra l'altro verrà esposto un museo di cimeli marinari della città. Si inizia giovedì 13 alle ore 16 al Taglio del Nastro, ingresso della marina, dove c'è la statua del bacio, anche qui qualche cosa di veramente bello, quindi c'è, aspettiamo una grande partecipazione. Il tempo è dalla nostra parte, contro chi magari ha gufato fino ad oggi che venissero i vari temporali e cose del genere. Un fine settimana di sole e mare per la nostra bella città. E tra gli ideatori c'è proprio Pasquale Marino. Quanto fa piacere vedere questo evento che prende finalmente vita? Guarda, la soddisfazione è mia, ma penso di interpretare anche la soddisfazione di tutta la città,
per questo evento che dà risalto alle tradizioni marinare della città e alle tradizioni che sono antiche della città. Ricordiamo che il porto di Civitavecchia è stato fatto da Traiano e da lì dobbiamo partire per valorizzare il nostro porto attraverso queste iniziative, ma anche con iniziative culturali che riguardano la cultura marinara. Tra questo pensiamo per l'anno prossimo di poter realizzare un museo navale antico e moderno che possa raccogliere a favore dei civitavecchiesi, ma soprattutto dei croceristi e dei turisti, un percorso museale che gli possa dare curiosità, cultura ed emozione nel vedere la storia di Civitavecchia antica. Più spazio ai giovani anche nel senso fisico del termine, questo è l'obiettivo col quale il sindaco Ernesto Tedesco e l'assessore ai servizi sociali con delega alle politiche giovanili Cinzia Napoli hanno avuto un incontro con i dirigenti scolastici di tutti gli istituti superiori del territorio, compreso il polo universitario, con due referenti, i professori Mosconi e Cacchiarelli. Nell'occasione è stata comunicata la volontà di attivare la consulta giovanile per consentire alle generazioni di esprimere le proprie idee di presente e futuro, rinsaldando il legame tra i giovani e le istituzioni. Nel frattempo si è stabilito di potenziare il confronto utilizzando gli spazi del centro di aggregazione giovanile di via Frangipane. Ulteriori temi trattati durante la riunione sono stati l'esigenza di combattere il disagio adolescenziale anche attraverso l'implementazione dei servizi esistenti con psicologi, in vista anche iniziative di orientamento scolastico finalizzate alla carriera universitaria presso il polo di Civitavecchia. Nel corso del mese corrente il Museo Archeologico ospiterà Arnaldo Massarelli, Civitavecchia veduta dal XV al XIX secolo. Un viaggio nell'anima e nella memoria, mostra dedicata ai disegni raffiguranti vedute di Civitavecchia dal 1495 al 1850, realizzati da Arnaldo Massarelli. I disegni offrono una revisione dal punto di vista contemporaneo della profonda trasformazione della città. Civitavecchia veduta esplora e analizza le caratteristiche del paesaggio urbano della città, risultato di un lungo processo di cambiamenti ed evoluzioni. La mostra è organizzata dagli amici del Fondo Ranalli, dalla Fondazione Caricive e dal Museo Archeologico, con il patrocinio del Comune. L'inaugurazione si terrà sabato alle 17.30 presso il Museo Archeologico. La mostra sarà visitabile da domenica al 30 ottobre durante gli orari di apertura del museo. Torna in campo il Civitavecchia dopo la vittoria in rimonta per 4-2 in campionato. Oggi faranno visita alla V3 Maccarese nella gara che si giocherà alle 15.30 ad Acilia. Si gioca il primo turno della Coppa Italia di Eccellenza in gara secca tra due squadre che in questa stagione si sono già affrontate nella seconda giornata di Eccellenza con vittoria per 2-0 dell'11 guidato da Bifini. Tre le assenze per il Civitavecchia che si presenterà senza gli squalificati Samuele Cerroni, Ruggero e Gagliardi e dovrà fare a meno dell'infortunato Mancini. Sono settimane di pensieri e di fervente attesa per Manila Esposito. La ginnasta della SG è stata inserita nell'iniziale sestina della nazionale italiana per i mondiali di Liverpool. Poco prima di volare verso la Gran Bretagna, lo staff tecnico azzurro deciderà le 5 ginnaste che saliranno in pedana ed Esposito ha grandi speranze di poter entrare nel lotto. Fondamentale è stato il successo di Barcellona al torneo Bloom, ma sarà ancora più importante riconfermarsi agli italiani che si stanno svolgendo in questi giorni. L'intervista. Siamo con Manila Esposito perché potrebbe arrivare un'importante opportunità per quanto ti riguarda. Sei nella sestina iniziale per i prossimi mondiali di Liverpool, speriamo che poi puoi entrare anche nella cinquina. Che sensazioni hai per questa notizia che è arrivata, questa bellissima notizia che è arrivata? Sicuramente sono molto felice, spero vivamente di stare nelle cinque che faranno il mondiale, ma anche se facessi la riserva non è una cosa brutta, anzi sono felice comunque. È stata un'estate di lavoro per quanto ti riguarda, tanti sacrifici, tante ore in palestra per poter preparare e sperare di poter essere nella lista azzurra per i mondiali. Sì, abbiamo iniziato col collegiale a Riccione a fine agosto, di ripresa dopo le vacanze e poi siamo tornati a Brescia comunque a lavorare e a preparare tutte le gare che ci saranno in questo periodo. E poi è arrivato un altro importante risultato per te a Barcellona, hai partecipato al Bloom, un trofeo internazionale. Ci racconti com'è stata questa trasferta ed essere prima con un netto vantaggio rispetto alle avversarie? È stata molto bella come trasferta, ci siamo divertiti tanto e sono veramente felice della gara che ho fatto. Potevo fare meglio sicuramente, però è andata bene. Siamo nel momento dell'attesa, è davvero molto complicato, non vorrei essere nei tuoi pensieri in questo momento, ma cosa stai
E cosa stai pensando in questi giorni? Come stai lavorando in vista di questa importante opportunità che potrebbe arrivare? Io ci sto mettendo il massimo in tutti gli allenamenti perché come primo appuntamento ci saranno gli assoluti, che sarà una gara abbastanza lunga che dura una settimana, però io comunque ci ho messo il massimo e continuerò a mettercelo per sperare di far parte della squadra mondiale. In attesa di capire cosa succederà con la situazione della NC Civitavecchia, che cerca risposte dalla FIN in merito al possibile ripescaggio in Serie 2, e con la situazione del CUS Palermo, che sembra essere in procinto di rinunciare alla partecipazione, la Federnuoto ha stilato i calendari del girone sud e ha inserito, almeno per ora, i siciliani. Facile intendere che in caso di defezione del CUS e ripescaggio del Civitavecchia, i rossocelesti occuperebbero la casella dei rinuncianti. L'esordio avverrebbe il 5 novembre in trasferta contro la Lazio, che giocherà alle Cupole di Acilia. La prima in casa sarebbe prevista per il giorno 12 al Palagalli contro l'Ancona. La regular season potrebbe concludersi il 13 maggio a Monterotondo contro il Visnova di Alessandro Calcaterra e Leonardo Checchini. Sarà una stagione con un format particolare in Serie B per gli Snipers Tecnoalt. Infatti la FISR ha annunciato che il campionato prenderà il via solo a gennaio e ci saranno 8 squadre nel girone. Prima partita programmata per il 14 gennaio al Pala Mercuri contro il Mammut Roma. Tutte le sfide casalinghe verranno disputate alle ore 20. Prima trasferta il 21 gennaio, quando il quintetto di Martina Gavazzi andrà in Veneto per affrontare il Montebelluna. La regular season terminerà con il match casalingo del 22 aprile contro Viareggio. Nel girone ci sono anche Forlì, Fox Legnaro, Piacenza e Castelli Romani. Non bisognerà aspettare fino a gennaio però per vedere gli Snipers Tecnoalt in campo. Infatti la Coppa Italia avrà una formula più arricchita con un girone di 4 squadre assieme a Viareggio, Castelli Romani e Mammut. Esordio il 5 novembre al Pala Mercuri con i toscani. Vi invitiamo a seguirci anche sui nostri profili social, Facebook, YouTube, Instagram. Inoltre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è anche sul sito www.trcgiornale.it.